ci affratella lo sguardo comune. No, ma deve stare così, c'è mezzo. Okay. Lo sguardo comune che rivolgiamo verso questa bara ci unisce. Al di là di tutte le differenze di sensibilità, di cultura e di credo religioso. Perché in un momento come questo ciò che è in comune è molto più grande di quello che è diverso. È in comune il rimpianto, la pietà, è in comune anche l'inquietudine, la domanda, la ricerca, che può essere per alcuni il domandarsi ma perché è successo. Credo che non troverete nessuna risposta. Oppure una domanda che può essere un po' insolita, e lo è. E ora Alessandro dov'è? Che fa? Che ne è di lui? Lo dico guardando in faccia ai genitori. E lo dico a nome di una comunità che davanti a queste domande non può essere che unita nella ricerca. E qualunque abbozzo di risposta è solo un sussurro, un bisbiglio. Forse comunicato maggiormente con la mano che si stringe che con le giugulari che si gonfiano. Ma noi non siamo filosofi. Noi non abbiamo tempo e condizioni per riflettere, perché la vita è dura. E noi la vogliamo vivere con responsabilità per noi, per i figli. E siamo arrabbiati per tante cose, indispettiti, talvolta ribelli, perché è difficile, è pesante, perché c'è l'ingiustizia, perché siamo vessati in tanti modi, da tanti lati. Però se siamo venuti qui, questa mezz'ora, tre quarti d'ora, la dobbiamo regalare ad Alessandro, tutta. E dobbiamo, visto che non ve l'ha ordinato il dottore di venire qui, dedicare anche mezz'ora a noi stessi e alla nostra interiorità. Vignanello è un paese che per me significa fondamentalmente una cosa, la messa dei quarantenni due volte l'anno, a febbraio e in agosto, la classe, quella che voi chiamate la classe, quella che Alessandro guarderà dal cielo, la classe. È un momento straordinario per me, la vivo così, poi c'è le cresime, le processioni, la classe. Perché parlare a dei quarantenni, a delle quarantenni, tutti i quarantenni del paese, la spina dorsale, la giovinezza piena e l'inevitabile sopraggiungere dell'età adulta, abitualmente almeno alla messa in processione vengono talvolta anche giacca e cravatta, alla messa in jeans e maglietta. Bellezza, giovinezza, però quarantenni. È un grande momento, non mi capita altrove in questa forma, perché sono lì, sono il pubblico che abitualmente non abbiamo e stanno lì, chissà quanti di voi l'hanno vissuta questa esperienza, sono in grado di confermarla o di smentirla,
e stanno lì con un'attenzione benevola e critica, perché sono passati 30 anni per alcuni di loro che non ci hanno rimesso più piede, e ti ascoltano. E cerchiamo con loro di parlare come si mangia, di affrontare la realtà. 40 anni che ci stiamo a fare. 40 anni una famiglia, un amore felice, difficoltà già arrivate, qualche danno alle spalle, qualche frattura, dei bambini, dei figli, il lavoro, dei progetti. È una bellissima occasione. E trovo una sintonia enorme, perché noi siamo fatti per prendere in mano nella libertà la nostra vita. E lì creiamo un momento di dialogo. Cerchiamo di recuperare il senso della vita in un posto che per alcuni che ci vengono poco, come la chiesa, è più un museo di mummie imbalsamate che un luogo di vita. E lì siamo in ricerca, come oggi siamo in ricerca, per gente che ha messo al mondo dei bambini, li ha inoltrati per questa strada. E io non mi stanco mai di dirgli che la grandezza di mettere al mondo un bimbo è che non metti al mondo un bambolotto che gestisci, ma un uomo libero, una donna libera, esposta. E la grandezza dell'amore di un genitore è quello di investire tutte le sue aspettative in una moneta, per così dire, che non può controllare, dove gli alti e i bassi non dipendono semplicemente dalle banche, ma dipendono dalle ruote, dai freni, dalle curve, o dai bacilli, o da queste altre cose. Questa è la grandezza. Vale la pena? Certo, il rifiuto di riflettere, e poi te, amare, costruire, resistere, ripartire, capitemi cosa vuol dire ripartire, perché la vita non deve essere, quando magari hai anche sbagliato, hai fatto qualche danno, la vita non può essere mai una punizione, una penalizzazione, ha senso. C'è qualcosa che tiene insieme, o tutto si consuma nel momento in cui lo vivi e tutto evapora come un soffio che esce dalla bocca d'inverno, fa vapore e sparisce. Ci domandiamo questo. E credo che se ci sono delle incolmabili distanze tra le persone, non dipendono mai dalle risposte che si fanno a queste domande, ma dall'incapacità o dal rifiuto di porsele. Perché sono le domande che ci fanno uomini, che ci permettono di accettare questa realtà. Penso che la stragrande maggioranza di voi farà di tutto per dare un abbraccio o una pacca sulle spalle al papà e alla mamma. Per piacere, non ditegli nulla, non ditegli coraggio e la vita, non diteglielo, ma il vostro abbraccio esprima è valso la pena amarsi, metterlo al mondo, è valso la pena custodirlo, cercare di aprirgli un futuro, un avvenire. È valso la pena, non ci pentiremo mai di amare. Pentirsi di aver amato è il più grande peccato che esista. Ma amare perché? Chi ama è debole. Più ami, più sei debole. Perché sei come un generale che espone molte divisioni al fronte. E quando arriva il bombardamento, non si sa dove va. Fratelli, siamo qui a porsi questa domanda. Voi la risposta che vi dà il prete, che vi dà il vescovo, la sapete, che ve la do a fare. Ma ve l'ho detto, ciò che ci separa non sono le risposte,
Perché quando uno ricerca la verità, permettetemi di dirlo, l'ha detto una donna grandissima, chi cerca la verità cerca Dio, lo sappia o no. Era Edith Stein, una super filosofa tedesca che per il fatto di essere diventata cattolica ebrea è finita nelle camere a gas. Due giorni dopo che i vescovi olandesi denunciarono l'aggressione nazista all'Olanda. Chiunque cerca la verità cerca Dio, lo sappia o no. La verità. Lo disse Pilato quel giorno, ve lo ricordate? Ma cos'è la verità? Già, e noi cosa diciamo? La verità, che cos'è? Bello sarebbe, ma quante tentazioni abbiamo di anteporre l'interesse alla verità, la distrazione alla ricerca. Io credo che il debito che noi oggi contraiamo con Alessandro e con i suoi genitori sia quello di dire: io cercherò di capire se è tutta una fregatura o se questa cosa ha un senso. Ve l'ho detto, mantengo la parola, non vengo a fare propaganda o catechismo, però carissimi, c'è qualcosa che conta di più dell'essere praticanti o non praticanti, credenti o non credenti, essere uomini o gregge, che va dove vanno tutti, fa come fanno tutti e trova nel comportamento comune l'unica regola. Noi siamo debitori ad Alessandro della pazienza di non anteporre mai gli interessi della vita alla verità della vita, alle ragioni della vita. Questo lo dobbiamo fare, perché allora solo così si salda il cerchio del funerale e degli spalti, del funerale del campo sportivo, del luogo del trionfo, delle energie, della giovinezza, del tifo e del rimpianto che ci deve essere. Nessuno deve impedire ai genitori, nessuno di piangere, agli amici. Però, capite, queste cose sono segno che la vita è un'avventura insensata, casuale, cieca, di un destino che si muove nel segno indocoio, coio, o è una chiamata, un invito. Ve l'ho detto, io non sono solo il rappresentante di quello lassù che da sempre conosce Alessandro e che non l'ha mai perso di vista, nemmeno sulla via di Ponte Galeria. Non lo ha mai perso di vista. E questo suo rappresentante non parla ai dotti. Anzi, avete sentito il Vangelo. Ti benedico, perché gli unici che si capiscono sono le persone semplici, non le persone complicate che giocano di dialettica per confondere come azzecca garbugli le idee proprie altrui. Ma è anche quello che ti dice questo mondo che ho fatto ha tante cose belle, però c'è tante cose che non vanno. C'è qualcuno qua su disposto ad andare laggiù, a sporcarsi le mani con loro per fargli vedere di che panni siamo vestiti, a che gioco giochiamo. Ecco, vengo io, disse Gesù. Qui si limita la nostra fede. Bene. Che è avvenuto lo sappiamo tutti, com'è stato lo sappiamo tutti. Allora vuol dire che proprio i cieli non sono vuoti, le stelle non sono fredde, il firmamento non è disabitato se non da un destino cieco. No, c'è qualcosa. Continuiamo a cercarla, carissimi. E a voi genitori esprimo tutta la mia disponibilità, quando vorrete, come vorrete, se lo vorrete. La casa del Vescovo non è molto lontana dal Forte San Gallo. E così ci capiamo.